la storia poco insegna. Se ancora oggi a far la guerra ci si ingegna, si corre per lavorare, si fa la fila per comprare e per motivi i più diversi, ma perché tanto affannarsi se ci si fermasse a ragionare, si guardasse il sorgere del sole e lo si accompagnasse all'imbrunire. Evidentemente varrebbe la pena di soffrire, evidentemente l'uomo è di memoria corta, alla coperta quando serve, ma si dimentica al caldo del sole. Quando si diverte, si corre per la lavorare, si mangia in fretta per chattare, si guarda allo specchio per piacere, poco per scrutare. È evidente, che lo scopo si perde, sulla terra diminuisce il verde, costruiamo case su case, lo spazio finisce nella vita, inizia un'altra fase che la dignità ferisce. L'acqua scopriamo non è infinita, che il petrolio fa ricco chi lo porta via, ma non ce l'ha a casa sua. Si predica la pace in tempo di guerra, fratelli sulla carta, serpenti sulla stessa terra, evidentemente.